Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, ottava di Pasqua, domenica in Aldis e festa anche della Divina Misericordia, abbiamo un motivo ancora ulteriore di gioia perché il piccolo e caro Jonathan oggi si accosta per la prima volta alla Santa Comunione. Jonathan è qui, ha frequentato il catechismo in questa parrocchia, è figlio di cari amici, evidentemente con il permesso del proprio parroco ha avuto l'autorizzazione sia a frequentare il catechismo che a poter celebrare la comunione oggi in questa chiesa. Quindi noi, sapendo che la Chiesa Cattolica è appunto universale, che non è circoscritta alle piccole nostre circoscrizioni territoriali, ecco, ci rallegriamo perché un figlio di Dio oggi si accosta per la prima volta al banchetto dell'Eucaristia. La liturgia di questa domenica ci dà la possibilità anche di focalizzare l'attenzione sull'Eucaristia. Oggi è la festa della Divina Misericordia, sul bollettino vi invito anche a leggere qualche indicazione particolare istituita da San Giovanni Paolo II, quella che vedete davanti ai miei occhi è l'immagine di Gesù misericordioso, quella che più assomiglia tra l'altro al nostro Signore, e vedete che dal petto Gesù glorioso, come l'abbiamo sentito nella seconda lettura, tunica bianca e fascia d'oro al petto, escono due raggi, uno bianco e uno rosso. Gesù stesso ha spiegato che quello bianco simboleggia il battesimo e quello rosso l'Eucaristia, cioè i sacramenti per mezzo dei quali la Divina Misericordia giunge a noi, perché col battesimo, che poi prosegue nel sacramento della confessione, ci vengono rimessi i peccati. E con l'Eucaristia, oggi per la prima volta, Jonathan, quando facciamo la comunione, che succede? Succede che la vita divina, la vita della grazia, entra in noi e accresce sempre di più la vita di grazia che in noi c'è. Voi sapete, Jonathan lo sa bene, che la comunione possiamo farla se abbiamo ricevuto prima la confessione. È come il Venerdì Santo e la Domenica di Pasqua. Prima viene il Venerdì Santo e poi viene la Domenica di Pasqua. Prima di ricevere la grazia bisogna aver tolto, attraverso l'aspersione con il sangue di Gesù, ciò che impedisce alla grazia di Dio di abitare in noi, che è appunto il peccato. Ora ci focalizziamo appunto sull'aspetto dell'Eucaristia, anche per aiutare Jonathan e sua famiglia a vivere bene questo giorno. Allora, vediamo un attimo il Vangelo di oggi, perché credere nell'Eucaristia, guardate che è una cosa difficile. Non diamo per scontato, anche se siamo cattolici, anche se andiamo a messa la domenica, io, anche se sono prete, che ci crediamo nell'Eucaristia. Voi sapete che tra poco, tra un paio di mesi, celebreremo la festa del Corpus Domini, la conoscete tutti quanti più o meno, no? Ma la festa del Corpus Domini, sapete perché si celebra? Per un miracolo eucaristico che è avvenuto a Bolsena, perché a caso di un prete che era tanto buono, ma non ci credeva, perché io faccio lì, dice, ma Signore, mi sacco all'altare, dico, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Ma io sempre pane vedo, faccio la comunione, anche Jonathan oggi sentirà il sapore di un'ostia, di un pezzo di pane. Eppure quando gli dico il corpo di Cristo, lui mi risponde amen. Sapete che significa amen? Amen non significa così sia, ma significa così è. Anzi, è più sicuro questo che non che 2 più 2 fa 4. L'espressione amen è un'espressione molto forte nella Sacra Scrittura. Quindi è una certezza assoluta, che è più grande di quelle che noi evidentemente ne siamo testimoni, perché penso che nessuno non creda che 2 più 2 faccia 4, a meno che non voglia essere rinchiuso dentro qualche centro psichiatrico, no? O manicomio, insomma, per essere più. Allora, San Tommaso, poveraccio San Tommaso, vediamo un pochettino che rapporto c'è tra l'Eucaristia e quello che abbiamo sentito. Gesù appare la sera di Pasqua agli apostoli, San Tommaso non c'era, e intanto gli dice, gli dà il potere di rimettere i peccati. Questo lo dicevo ieri sera, quindi gli dice, io mi confesso da nostro Signore. Il nostro Signore gli dirà, fermate, leggi il Vangelo di Giovanni, perché io la sera di Pasqua sono apparso agli apostoli e gli ho detto, a chi voi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi non li perdonerete non saranno perdonati. Quindi non è possibile confessarsi direttamente con il nostro Signore, non perché in teoria non sarebbe possibile, ma perché il nostro Signore non vuole, vuole che passiamo per i suoi ministri. Tommaso non c'era e dice, che è? Avete visto il Signore? Voi state tutti quanti fuori, non ci crede? Ecco, e poi gli appare il nostro Signore, attenzione però,
Quello che vede San Tommaso poi fa un atto di fede, dice: mio Signore, mio Dio. Cosa ha visto San Tommaso? Ha visto l'umanità di Gesù. Capite? Domanda: ma San Tommaso era presente quando Gesù è morto sul Calvario? L'ha visto morire Gesù in croce? Chi lo sa? No, perché sotto la croce, dicono i Vangeli, gli apostoli erano svignati tutti quanti, c'era solo San Giovanni, quindi l'unico che l'ha visto morire Gesù era San Tommaso, era San Giovanni, scusate, gli altri non l'hanno visto. Quindi San Tommaso si è rivisto davanti a Gesù, ma che cosa poteva pensare? Ma sarà morto veramente? Oppure è proprio lui? Sì, ci ha messo, capito, le mani nel costato, però provate a immaginarvi un attimo la scena, capite? Cioè, noi per oggi, per noi è tutto quanto facile, ma dicono gli interpreti, sì, vide l'umanità santissima di Gesù, però anche in Gesù risorto, secondo voi, si vedeva la divinità di Gesù? Si vedeva Dio? No, si vedeva quest'umanità che era morta e che poi a un certo punto te la ritrovi un'altra volta davanti e cominci a pensare: ma che sarà succede? Ma che è sta roba? Era morto veramente o non era morto? Che è successo? Capite? Dire mio Signore, mio Dio significa sì, vedo che è la stessa tua umanità, ma tu stai qui perché sei risorto veramente, perché sei Dio. Allora, passiamo all'Eucaristia. Allora, quando Gesù era vivo, dice San Tommaso d'Aquino, un altro San Tommaso che era molto credente a differenza dell'altro, dice: quando tu vedevi Gesù, tu vedevi l'umanità, ma non vedevi la divinità. O nell'Eucaristia la faccenda si fa un po' più difficile, perché non vedi né l'umanità e né la divinità, ma nell'ostia è presente sia l'umanità che la divinità. Cosa dico io dopo la consacrazione? Punto interrogativo. Dico: questo è un mistero della fede. Se non c'hai la fede, sei morto. Cioè, qui stiamo facendo un rito religioso, una cosa un po'... Vabbè, nella Chiesa Cattolica si fa così, se vai in moschea dai musulmani fanno altre cose, se vai al Tempio di Buddha fanno altre cose, quindi questo è un rito come tutti gli altri. Ma non è così, capite? Perché qui non stiamo facendo un rito. L'Eucaristia succede questo, che sull'altare si rinnova realmente il sacrificio della croce. Quando faccio la comunione, io ricevo Gesù vivo e vero in persona dentro di me, col suo corpo, col suo sangue, con la sua anima e con la sua divinità. E dopo la messa, la presenza di Gesù continua nel tabernacolo. Tutte le promesse che Gesù ha fatto di offrirsi per la nostra salvezza, la messa, essere il nostro cibo, la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda, il Vangelo di San Giovanni, e di rimanere sempre con noi, non semplicemente, capite, come una pia promessa, ma realmente nel tabernacolo, Gesù nell'Eucaristia le ha adempiute. Ecco, è chiaro che questo richiede la fede. Ecco perché, questo l'ho detto la domenica di Pasqua, prima di apparire risorto, Gesù ha sempre fatto precedere le apparizioni da un annuncio a tutti. Le donne sono andate al sepolcro, provate a ricordare, no? Chi trovano al sepolcro? Trovano la tomba vuota. E gli angeli che gli dicono: la tomba è vuota perché Gesù è risorto. Le donne vanno dagli apostoli a dire: guardate che la tomba è vuota, Gesù è risorto. Tommaso, che non c'era, gli apostoli gli dicono: guarda che abbiamo visto il Signore, Gesù è risorto. Quindi prima di vedere Gesù c'è sempre una parola che viene annunziata. Se tu ci credi a quell'annunzio, poi Gesù può anche apparire, ma se tu non ci credi, pure se vedi Gesù, chi non ci ha creduto, ce lo dice il Vangelo di Matteo, per esempio le autorità religiose giudaiche, sapete che hanno fatto? Hanno corrotto le guardie, hanno messo in giro la voce che qualcuno era andato a trafugarsi il corpo del Signore, capite? Quindi se non ci credi non ci stanno santi, capite? Cioè, in questo senso io dico sempre, concludo: chi non va mai a messa non è che è cattivo, non ci crede, perché se tu ci credi a quello che succede qui e non vai a messa, io dico sempre, non sei sano di mente. Per cui, per forza, perché se Dio qui sull'altare ti offre il sacrificio, io quando consacro questo è il mio corpo, offerto il sacrificio per voi,
ma questo è il corpo del figlio di Dio fatto uomo, capite? Il corpo di Cristo che entra dentro la mia anima è fatto per te, capite? I nostri antichi fratelli cristiani, quando dicevano il Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lo riferivano all'Eucaristia, perché facevano questo discorso, ultima riflessione di oggi. Allora, voi mangiate tutti i giorni oppure no? Vediamo un po'. Tutti i giorni? In Quaresima no, qualche digiuno abbiamo fatto, qualche giorno abbiamo fatto salto. Ma adesso è tempo di Pasqua, si mangia tutti i giorni. Quante volte al giorno mangiate? Almeno tre. Colazione, pranzo e cena, più o meno, qui siamo fortunati. E l'anima tua quanto magna? Scusate, l'anima quanto magna? Se uno non si fa la comunione da 10 anni, immaginate se uno non magna per 10 anni, cioè non se resiste a non mangiare per 10 anni, immaginate con tutte quante le cose, già che uno non mangia per se fanno una bella quaresima come Gesù, immaginate come è tornato Gesù dalla quaresima sua, no? 40 giorni a digiuno, cioè si è dovuto rimettere un po' a posto, insomma, pure, perché insomma 40 giorni a digiuno uno si riduce una larva. E se tu non ti fai la comunione da 10 anni, come sta ridotta? Perché l'Eucaristia è per l'anima quello che il cibo è per il corpo. Così la confessione è il bagnetto dell'anima. Cioè, non mi confesso da 10 anni. C'è qualcuno che non si è fatto la doccia per 10 anni? Che capito? Cioè, solo che mentre le cose del corpo, se prova a non fare la doccia per 10 anni, poi vedi se puoi girare senza la maschera anticasse, che ti viene il colera, che ne so, che ti viene la scabbia, non so che succede. Prova a non mangiare una settimana, poi vedi come le senti. Invece le cose dell'anima, siccome non hanno riverberi sensibili, uno prende le trascura perché non hanno riverberi sensibili, ma hanno grossi riverberi esistenziali, però, capite? E le trascuriamo perché? Perché è venuta un pochino meno la fede che deve essere ravvivata. Ecco perché in questi giorni teniamo acceso il cielo pasquale, simbolo della presenza di Gesù risorto e della fede che ci abbiamo in Lui. Quindi spero che Jonathan ci creda che tra poco riceve Gesù, Quindi riceve Gesù, non per scherzo, quello non è un simbolo, quindi anche le condizioni interiori ed esteriori con cui ci accostiamo alla Santa Comunione sono importanti, ma è Gesù vivo e vero che ti riempie di grazia e di benedizioni nella tua anima. 3 raccomandazioni a Jonathan: apri bene le orecchie. Dopo che hai fatto la comunione oggi faremo un ringraziamento un po' più lungo, almeno 5 minuti, tu stai buono, io vengo vicino a te, così stiamo vicini e stai buono. Devi chiedere 3 cose a Gesù, ricordate bene, qui appunti qua, Primo, chiedigli una cosa grossa che ti sta particolarmente a cuore, una cosa grossa, c'hai tempo 20 minuti per pensarci, non quando fai la comunione. Secondo, dato che oggi sembreresti ancora essere un bravo ragazzo, non so se papà e mamma sono d'accordo, cerca di chiedere al nostro Signore che siccome devi crescere e potresti diventare un birbantello, non troppo ma un pochino, chiedi al Signore, dice, fammici diventare il meno possibile birbantello, fa che questa purezza e innocenza che ho oggi vada avanti il più a lungo possibile, possibilmente in età adulta non arrivi messa male. Terza cosa, dato che tu devi sapere, Jonathan, che non stai sul pianeta Terra così, tu devi compiere una missione qua. Io non la so qual è, forse non la sai manco tu. Chiedi oggi a Gesù che crescendo ti faccia capire qual è il motivo per cui ti ha mandato al mondo, cioè che devi fare tu qua sul pianeta Terra. Capito? Perché è importante che lo capiamo bene e che facciamo quello che Gesù ci ha messo dinanzi, perché se lo farai sarai felice in terra e beato in cielo. D'accordo? Bene, siamo lodati Gesù e Maria.